L'attimo che pulsa, a me pulsa più il cuore, è l'attimo che vedi l'animale, dopo non pulsa più. Quell'attimo lì fa un tun tun strano. Però l'attimo che lo vedi, l'attimo che gli spari non mi fa niente. Fare il medico veterinario e avere la possibilità di seguire un progetto sulla variabilità genetica dello stambecco è una cosa che neanche nei sogni migliori potevo immaginare. Ecco la zona dove è stato avvistato per la prima volta lo stambecco bianco, lui e la sua mamma. Siamo sotto il colle di Zan, abbiamo visto due gruppi di stambecchi, adesso proveremo l'avvicinamento. Se dovesse essere cacciato, sarà cacciato da qualcuno che vorrà fare una collezione privata. Lo considero come un francobollo, un quadro di Picasso che ha un valore inestimabile. Abbiamo preparato gli anestetici in una zona coperta per disturbare il meno possibile gli animali e adesso la forestale con due operatori, uno col fucile lanciasiringhe e l'altro col telemetro, proveranno l'avvicinamento. Il territorio libero è il territorio che non è sotto una copertura di protezione tipo parco nazionale. La cosa bella è che tu hai visto un animale in libertà, lo hai catturato, lo hai toccato, lo hai pesato, hai potuto esaminarlo e quando hai finito con un'iniezione in vena vedi questo animale che si alza di colpo e scappa. È una soddisfazione incredibile. È chiaro che noi siamo in via di estinzione, noi spariremo. Ghiacciaio era tutta la Valle d'Aosta e ritornerà ghiacciaio. L'inverno vive in un posto che è inaccessibile praticamente, o sei un alpinista o non ci vai. Ed estate vive in un posto brutto, roccioso e proprio anche difficile da andare.